York, la grande mela. Siamo arrivati di sera, dopo un bel viaggio con tappa in Germania a Francoforte. Dopo le estenuanti formalità di rito, controllo minuzioso dei passaporti, visto elettronico, impronta elettronica, scannerizzazione facciale, eccetera, ci siamo imbarcati in un piccolo van affittato al volo, una specie di taxi multiplo, e ci siamo incamminati verso Manhattan. L'emozione non era poca. Mi aspettavo di vedere da lontano una grandiosa distesa di luci, grattacieli, illuminati, eccetera, eccetera. E invece, beh, un gran vuoto. L'enorme città era davanti a me, ma non era molto illuminata, anzi, dava l'idea di un grosso buco nero. Voglio dire, si percepiva l'ingombrante ed inquietante presenza. Non era molto d'effetto, come se ci fosse il coprifuoco. Abbiamo preso un tunnel per attraversare l'Hudson, passandoci sotto, ed improvvisamente siamo emersi nel centro di Manhattan, sulla 48esima. Chissà cosa mi aspettavo, a parte i rumori, gli odori. Di sera, senza alzare gli occhi verso l'alto, poteva essere scambiata per una qualsiasi grande città europea, come Londra, per esempio. C'era un po' di gente in giro. L'atmosfera era movimentata, ma relativamente tranquilla. La nostra stanza d'albergo è all'ottavo piano di un edificio di 17 piani. Come prevedibile, sembra di essere al piano terra, nel senso che tutti i palazzi intorno a noi sono più alti, e qualcuno anche di molto. Dalla finestra sullo sfondo si vedono le bellissime guglie di alluminio della parte sommitale del Chrysler Building, a parer mio il più bel grattacielo di New York. Anche una televisione accesa da qualcuno in un edificio laterale si fa notare, e provo a penetrare dentro per catturarne le immagini. Immaginiamone i suoni, ovviamente non udibili a questa distanza e a finestre chiuse. C'è uno strano arredo a forma di collo di cigno che attrae la mia attenzione. Davanti a noi ci sono edifici di vetro, trasparenti, nel senso che malgrado non siano tanto vicini, si può tranquillamente vederne l'interno, le persone e gli arredi. In certi casi si può anche vedere cosa stanno facendo. Di sera lo spettacolo è incredibile, perché le luci di alcuni uffici rimangono accese, anche se non ho capito con che criterio, perché spesso i piani illuminati cambiano, non sono mai gli stessi. In questa situazione, con la camera a luci spente, quindi vedere dentro è ancora più facile. Sotto si stende una selva di tubi, condizionatori d'aria, ventole, turbine e strani aggeggi che producono due tipi di effetti. Un rumore pressoché continuo, al quale abbiamo presto dovuto abituarci, e un odore indefinibile di... non saprei come spiegarlo. Assomiglia ad un misto di cucina orientale con smog e miasmi caldi. Abbastanza disgustoso in effetti, anche se sicuramente particolare. Camminando per le strade e riprendendo questa città di giorno, mi sono poi reso conto di alcune caratteristiche peculiari. Tutto
deve essere visibile. Tutto in vetrina, esposto, tutto sembra dire quello che non si vede non esiste. Quindi dobbiamo farlo vedere. Metafora della nostra società retinica. New York è la città della visione. Visione. Che poi appunto diventa televisione. Lo spettacolo che fa spettacolo di se stesso. La televisione che viene messa essa stessa in scena, così che puoi contemporaneamente assistere alla televisione mentre crea essa stessa spettacoli. E se mi ci metto anch'io, che sto riprendendo, le cose si complicano. Questa sublimazione ipertestuale si potrebbe tranquillamente chiamare ipervisione. Come negli innumerevoli negozi di giocattoli, in qualsiasi luogo ci sono media. Tanti. Troppi. I messaggi ti assalgono ovunque, sono forti, potenti e ben architettati. I personaggi animati di qualche show televisivo sono rifatti con il Lego e messi essi stessi in scena, ovviamente con il meraviglioso sfondo trasparente delle strade di New York. This just in. The National Weather Service has issued its T-Rex warning. Expect loud roars followed by giant footprints and maybe a shower tonight. You can use a shower. And now time for the day in sports. Racers from around. La città ha sicuramente un suo fascino particolare ed una sua atmosfera del tutto unica, credo. I parchi sono bellissimi e ben tenuti. Tutto è organizzato bene e funziona. Per noi europei penso ci sembri un po' troppo finto, costruito. Non che sia tutto così, questa atmosfera di ben tenuto e curato ci dà questa impressione. Ovviamente così solo per una piccola parte della città. I parchi ed i musei di Manhattan. Se andiamo nei sobborghi, credo che tutto cambi. Però non abbiamo avuto tempo di visitare molti altri quartieri e non posso dire nulla al riguardo. Il traffico è regolato da una quantità incredibile di semafori, quasi uno ad ogni incrocio. E immaginatevi voi quanti incroci ci devono essere in una città in cui le strade sono perfettamente ortogonali. Ad essere ottimisti, si tratta di perlomeno 100 street, quelli orizzontali, e 15 avenue, quelli verticali, per una bellezza di un minimo di 1500 incroci. Una pazienza incredibile. Capisco la ragione del cambio automatico. Il MoMA è un museo ben organizzato. All'interno è tutto bianco, luminosissimo. Ci sono moltissime sale e l'atrio enorme, alto. Si affacciano scale e ballatoi trasparenti. Le opere d'arte che custodisce sono notevoli,
ben disposte e ben sistemate. Si possono ammirare anche molte curiosità, come questo pannello degli orari dei treni, di indubbia provenienza. Il Guggenheim, invece, si distingue per la stupenda architettura spirale, ascendente, che caratterizza tutto l'atrio a forma di cupola. Purtroppo questo è l'unico che si può riprendere. La cosa che ci ha impressionato è stata la sorveglianza incredibile e attenta che questi musei hanno, soprattutto il MoMA. Non mi è quasi mai riuscito fare video, ed anche per le foto ho avuto qualche problema. In effetti la sensazione era quella di essere costantemente osservati, scrutati, scannerizzati. Il clima di sospetto era palpabile. Il numero dei sorveglianti impressionante, sicuramente uno per ogni sala, e le sale sono tantissime. Mi vengono in mente i nostri poveri musei, con i cronici problemi di mancanza del personale. Eppure abbiamo sicuramente un patrimonio artistico maggiore e forse più importante. Il programma di visite che ci eravamo imposti prevedeva anche una visita alla Porta Aerei Intrepid, parcheggiata in uno dei pier del porto. La nave è in disarmo, ma è stata utilizzata fino, credo, agli anni 70-80. Questo tipo di esperienze, cioè le visite alle ex navi da guerra, mi hanno sempre incuriosito e sono rare da noi in Italia. Anche se spesso sembrano un po' finti e costruiti, come tanti set cinematografici. Forse è dovuto al fatto che da ragazzo mi dilettavo di modellismo, soprattutto aeronavale, e quindi ho avuto modo di fare dei modellini di navi da guerra, poterne visitare una vera, poterla toccare e salirci a bordo. Per me è sempre stata un'emozione al di là del fatto che comunque era una nave da guerra, fatta per combattere e per distruggere. Chissà se questa nave ha mai partecipato ad azioni di guerra e in quale porto era ancorata. Ma adesso è solo una dismessa messa in scena di se stessa. Un teatrino per i turisti in cerca di avventure. L'atteggiamento distaccato e documentaristico, tipicamente anglosassone, sta spesso dietro a queste pantomime. Adesso che lo spirito bellico è stato abilmente estirpato da questo potente mezzo di morte, esso è infatti diventato un museo vero. Mi stupisco che di sera non si trasformi in uno spettacolo pirotecnico alla Disneyland, con tanto di finta guerra, finti attacchi, finti decolli e finti atterraggi di aerei. Certo, adesso è una gran bella terrazza sulla città e da qui si ammira da una prospettiva particolare ed inusitata. La città sembra lì a portata di mano, ma in realtà è lontana ed immensa. Si percepisce bene dietro le torri. Certo, gli aerei sono affascinanti. Yes.
Guardami. E c'è anche un incontro un po' strano. Tutto mi sarei aspettato, fuorché trovare un Concorde della British Airways su un barcone accanto alla porta aerei. Ma si sa, tutto fa spettacolo. Forse non c'entrava sulla porta aerei e lo hanno messo qui tutto solo. Un vecchio uccello in pensione. Un uccello però in grado di superare il muro del suono. Certo è difficile camminare per questa città e non pensare all'attentato dell'11 settembre. Quando si guarda in alto è come se ci si aspettasse qualcosa. Troppe le immagini di quel giorno. Troppe volte abbiamo visto quegli aerei schiantarsi, troppe volte abbiamo rivissuto le sensazioni che dovevano aver avuto le persone coinvolte negli impatti e nei successivi crolli. Aggiungerei anche troppi misteri avvolgono ancora questo tragico evento. Ed eccoci lì, sul luogo del disastro. Un'enorme piazza recintata. Un intero quartiere, direi, se n'è andato, con tutte le persone che lo abitavano. È un posto in cui regna un silenzio di rispetto. Le persone parlano a bassa voce, come in chiesa, come per rispettare il luogo sacro del martirio. Si sente solo il rumore dei mezzi al lavoro per finire di bonificare l'area. L'area in cui pare sorgeranno altre torri, si sa. La vanità umana non ha limiti. Il Chrysler Building, anche visto dal basso, è bellissimo. Appare come una cattedrale gotica alta 200 metri, con tanto di docce antropomorfe a sbalzo, tutto in pietra chiara, in marmo nero ed alluminio. Un edificio in cui si respira la New York degli anni 40. Nella sala dell'entrata ci sono dei neon gialli bellissimi, purtroppo però non è visitabile. L'Empire State Building invece non è bello quanto il Chrysler, ma dalla sua terrazza si gode di una spettacolare vista su tutta la città. E qui si ha un'idea di quanto sia grande e immensa. Sullo sfondo si intravede anche la Statua della Libertà,
le torri di Lower Town, il centro degli affari di Wall Street. Anche qui si vedono dall'alto le centinaia di migliaia di condizionatori responsabili del rumore praticamente continuo che domina in questa città. Immensa isola nel mare, un'isola di persone, di cemento e vetro, con un piccolo cuore verde. Di questo erano non potevamo dimenticare di visitare un grande magazzino. Così abbiamo scelto Macy, uno dei più storici della città. E in effetti queste scale mobili in legno, un po' sconnesse e rumorose, lo testimoniano. Anche fuori la città ci sorprende. C'è un'isola pedonale che è come un microcosmo, uno strano monumento con delle campane e persone che telefonano. Ed una strana performance di una signora completamente immobile, con la faccia coperta, quasi a dire: tutti sembrate tanto indaffarati e io sono qui ferma, che mi vergogno per voi e sconto con la mia cieca immobilità la vostra fretta di vivere. Nel suo cuore verde, appunto, abbiamo fatto la nostra ultima tappa allo zoo. Lo zoo è veramente bello. Ci sono delle serre enormi e ricostruzioni di habitat ed ecosistemi completi ed anche animali strani da trovare qui, come gli orsi polari, simpatici giganti che non possono non attirare l'attenzione di tutti. Ma rimanendo in quelle latitudini, ci sono anche i pinguini, ovviamente. E sembrano perfettamente entrati nella parte degli attori, con evoluzioni da manuale, tuffi e gare di velocità. Anche questi attirano inevitabilmente la simpatia di tutti, soprattutto dei bambini. And the water temperature is kept at 40 degrees. And these two, the gentoos and the chinstraps, are found in the same colony just last month. Comes around, the same penguins mate year after year when available. The
male will then die. Then the male and female, the female secretes a pheromone, and the male and female meet, and they mate with the same mate year after year. I thank you all for your kind attention, and I will now turn the microphone over to my associate, Elaine, who will answer all the hard questions. Now, sometimes if it's very quiet, you Tornati nella camera d'albergo e dando un'ultima occhiata alla trasparenza di questi edifici, non posso non notare che oggi ci sono molte persone dentro gli uffici e provo a riprenderle con lo zoom. Alcune sembrano intente a lavorare, altre parlare tra loro. Chissà cosa si diranno e chi saranno. Impossibile saperlo. Impossibile sapere. Ma non vedere. Vedere è sempre possibile. In questa città è come se fosse un diritto acquisito. E d'altronde credo sia la città più filmata al mondo. Credo che perlomeno un terzo dei film americani sia girato qui. E quindi è sempre un po' come esserci già stati. Sì, però esserci veramente è un'altra cosa. È stata una bella esperienza. Anche se è una città in cui non deve essere facile vivere. Non è un posto per vecchi. E in effetti di vecchi in giro se ne vedono pochi.